Eccoci, grazie. Allora, riprendiamo. Abbiamo annunciato un intervento dopo ogni piatto. Siamo giunti all'intervento al secondo della serata, che precede il secondo, piatto. Ora, parleremo anche con Vincenzo Zitello. Ha aperto la serata con un brano e ha introdotto il primo piatto con un, con un altro brano. Immagino, Vincenzo, che siano brani di tua produzione. So che tu hai inciso 9 album, 9 dischi, CD, come... Sì, 12 o 13, poi così... Sono 12 o 13, vanno oltre, allora. Sì, vanno oltre. Quelli ufficiali, diciamo, sempre magari produzioni mie, di opere teatrali, altre cose, insomma... ce ne sono di più, anche okay. Tipo un centinaio di collaborazioni discografiche, ahimè. Giusto per dare numeri, Sì, okay. Dai Pooh, a Fabrizio De André, c'è di tutto. Però non è quello, cioè il centro era un altro. Beh, uno dei miei artisti preferiti erano Fossati, io ho fatto 6 dischi e tipo 8 tournée, siamo ancora in ottima amicizia, rapporti. Collaborato su dei miei dischi, poi l'ho portato io all'estero, perché io all'estero ero famoso di lui, e lui praticamente lo prendevo e lo portavo, poi loro dicevano è troppo faticoso, cioè io in Italia li acclamano qui, la gente rimaneva così perché anche magari non capivano le parole, qui questo era un problema. Beh, comunque lui ha mollato, tu hai continuato, poi le torni all'estero, tu hai continuato. Sì, io ho continuato, sono stato a Bruxelles, adesso vicino a parlare con la Solvay, fra un ultimo concerto in una sala che si chiama appunto la sala della Solvay, della biblioteca, faccio concerti in giro, però pochi in Europa perché è un problema enorme. Dopo l'11 settembre portare gli strumenti è un grande problema. Sì, è difficile. Per cui devo non nel senso che io mi muovo in aereo e c'è una persona che le porta e portarle su, immaginate cosa costa. Molto. Per cui il concerto esatto. E evitano in quel caso. Si fa perché ci sono gli spedizionieri apposta. Portano sui miei strumenti e questa è l'arma, scusa, questa è la più piccola, la Celtica è... Questa è una Celtica estesa, si dice, che ha 40 corde. Allora, diciamo, l'arpa ha 4.000 anni, a cui arriva, fa parte dell'uomo, perché, assiro-babilonesi, egiziani, poi passa agli ebrei, Chinor, Davide, poi passa ai greci, poi passa ai romani e poi arriva in Irlanda. In Irlanda i Celti, l'arpa celtica, che si chiama in gaelico Clarsach, e invece in brittonico, che sono le due lingue celtiche, Telen o Telin. E praticamente gli irlandesi cosa fanno? Mettono le corde in metallo, perché tutte le arpe prima le avevano in budello, in minugia si dice proprio più fine, però comunque era budello animale e seta intrecciata al massimo. Gli irlandesi mettono le corde in metallo, riducono la grandezza perché con le corde in metallo risuona di più, e mettono una colonna, un bastone questo, che si chiama T irlandese, perché la T irlandese si fa in questo modo, con la curva. Semplicemente è lo strumento che transita nei secoli, nelle culture. Esempio, Omero era un arpista, non suonava la lira. La lira, la cetra, sono strumenti diversi. Perché? Perché hanno le corde parallele e tutte della stessa lunghezza, come una chitarra, e venivano tastate con l'altra mano per creare un'altezza differente, per avere un suono diverso, mentre invece l'arpa ha questa forma a V rovesciata, dove qui le corde sono più sottili e più corte, e man mano diventano più grosse. Lo strumento arpa è sempre stato pizzicato col polpastrello, questo suono, no? Invece nell'arpa celtica, io ne suono anche una storica, che ha tutte le corde in metallo, questa ce l'ha chiaramente in minugia, ha bisogno dell'unghia, che si crea un doppio suono, una doppia tecnica. È come suonare due strumenti diversi, no? Bene, questo è uno strumento che a me ha affascinato, non tanto solamente per la faccenda storica, che è una cosa relativa, ma bensì per quello che evoca. Riesce comunque in un modo o nell'altro a penetrare, a entrare attraverso una parte che definisco spirituale in parte e umana in un altro. Allora, non è una questione di, come dire, di mentalità. Qui riesce, come dire, a trascendere una serie di aspetti, no? Emozionali, e
perché questo strumento c'è in tutto il mondo, in Sud America fino alla Cina, e viene suonato più o meno sempre in modo pizzicato, e in ogni posto ha preso, come dire, le caratteristiche mano a mano della dimensione culturale del luogo, però ha sempre, come dire, una porta aperta, c'è sempre questo aspetto, come dire, immaginativo, evocativo. Ad esempio, i pezzi che avete sentito, il primo si chiama Serenade, che è una serenata in stile latinoamericano, per intenderci, più mediterraneo. E invece il brano dopo era un brano barocco, perché voi dovete sapere che in Irlanda chiamavano gli artisti italiani sia a decorare le case, a fare ritratti, anche per la musica. Tanto che il cognome Fitzgerald è un cognome che vuol dire figlio di Gherardo, decoratore fiorentino. E c'è arrivato un prete, che si chiama Chris Warner, che ha fatto questa ricerca sull'arpa, appunto, cosiddetta Fitzgerald Harp, che ha gli stessi ricami dell'arpa di Laura. Cos'è l'arpa di Laura? L'arpa degli stessi. Se voi pigliate le 1000 lire, quello c'era su Giuseppe Verdi, c'è un'arpa. Qual è l'arpa italiana? È un'arpa cromatica, l'abbiamo inventata noi. Poi vi dirò anche un'altra cosa. Dopo l'Irlanda, l'altro luogo dove l'arpa ha avuto, come dire, una storia di 400 anni è l'Italia, è precisamente Viggiano, tristemente famosa per l'estrazione del petrolio, no? Ecco, quello era il paese dell'arpa. Pensate che è tuttora il paese dell'arpa. Da lì, infatti quest'arpa è un'arpa italiana, noi siamo i più grandi costruttori di arpe, si chiama Salvi. Il bisnonno di questo signor Salvi, che era veneziano, si è trasferito a Viggiano perché c'erano 4.000 artisti residenti, non 400, 4.000. C'è l'hotel dell'Arpa, si chiama così, è dell'Ottocento, chiaramente è stato abbattuto, ora non ricordo uno nuovo, però si chiama Hotel dell'Arpa non a caso, perché e lì c'erano 4 costruttori di arpe, e allora il signor Salvi, il bisnonno, è andato lì perché lì poteva vendere le arpe Herald, che erano le prime arpe a doppio movimento, quelle classiche, e aveva il brevetto all'epoca, erano ancora brevettate. Per cui c'erano questi costruttori che cercavano di imitare queste arpe, ma era molto difficile perché ci volevano delle tecniche di orologeria molto raffinate. E allora niente, poi dopo sono emigrati, sono andati in America, hanno comprato la Lyons & Lillie, che è la più grande casa di liuteria americana, la più antica, la Lyons & Lillie, che faceva anche pianoforti, a suo punto arpe, a Chicago. E per cui siamo, come dire, noi abbiamo in Italia la proprietà dell'arpa. E anche la letteratura e molte cose scritte, e moltissimi arpisti uomini, ci tengo a dirlo, perché una volta eravamo, diciamo, 50, no, sì, 50 donne e 60 uomini che suonavano l'arpa, perché l'arpa è molto pesante. Poi, attraverso una serie di condizioni sociali, ideologiche, romantiche, la cosa si è invertita. Devo dire che sono state delle grandissime arpiste, donne veramente grandissime, che hanno fatto la storia un po' anche, e anche, come dire, l'immobilismo di questo strumento. Per voi pensate, una bella donna con questo grande bel vestito, con questa arpa, è rimasta così l'immagine. Invece con l'arpa celtica è più selvaggia, è più da uomo in teoria, no? Perché sono più gli uomini che suonano l'arpa irlandese. Ecco, queste sono sempre cose che vengono comunque da un retaggio ben preciso, culturale. Perché una regina era un'arpista che ha fatto molto per questo strumento e ha diffuso poi in Europa l'idea che le donne potevano suonare questo strumento, perché all'epoca c'era questo razzismo, insomma, no? Assurdo. Infatti, io ho cominciato a studiare il violino quando avevo 4 anni, ho fatto una parte di conservatorio, perché ho fatto direzione d'orchestra, una serie di altre cose, e ho visto all'epoca, quando io ho 60 anni, quando ne avevo, diciamo, 16-17, non c'erano flautiste, non c'erano violoncelliste perché aprivano le gambe. Invece all'estero c'erano, no? Cioè, che non era 6.000 anni fa. Ecco. Per cui oggi invece, grazie a Dio, tutto è, come dire, suddiviso in modo equo e umano. Ebbene, ci sono oggi delle grandissime artiste donne. Bene. Ho visto in alcune foto che tu suoni anche due arpe contemporaneamente, sì, questo sì, mi incuriosisce. Allora, questa è una cosa che è nata perché suonando l'arpa con le corde in metallo. Tu sei al centro, chiaramente, dove sì, ma io uso questi strumenti, no? Sì, uso questo. Allora, nei miei concerti uso due arpe.
questa col metallo e questa col nylon. E poi ho un repertorio che è stato scritto apposta per ogni strumento. Allora, diciamo che delle arpe celtiche antiche non è rimasto quasi niente, perché tutto è stato reinventato. È stato reinventato col Rinascimento, con, diciamo, allora Cromwell aveva perseguitato, no, nel 600-700, insomma, a cavallo di quel periodo lì, un po' prima, tutto quello che è la cultura celtica, gaelica soprattutto, no? Perché era in Irlanda e Scozia. Per cui è stato bruciato, sono state bruciate arpe, quello che poteva essere scritto è stato, come dire, hanno cercato veramente di allontanare al massimo. E infatti non è rimasto nulla, per cui sono rimasti dei temi che sono, diciamo, sono trasferiti a livello orale, in modo popolare. Però non si sa come suonavano. No? Allora si è dovuto fare delle ricerche, e queste sono state fatte dopo la guerra, dal mio maestro, Amastive, suo padre soprattutto, ha fatto un grande lavoro di ricerca, e abbiamo messo insieme le tecniche delle unghie, le tecniche classiche, perché tutto, insomma, e siamo riusciti a ricostruire una serie di cose. Però è sempre, come dire, io ho sempre il beneficio del dubbio, anche quando sento dei colleghi che suonano le arpe antiche, quelle storiche, è sempre un po', come dire, ma, perché la musica era comunque aperta, per cui lo strumento doveva servire a esprimere, non era, cioè, diciamo che l'accademia non c'era ancora, anche se c'era in senso di scrittura, però a Bologna c'era questo tipo di concetto, ma negli strumenti ci arrivava uno, inventava qualcosa, se era bravo, piaceva, chiuso, finito lì. Il violinista era così, come Tartini, arrivava sul violino, e Paganini faceva dei numeri, perché era un chitarrista anche, per cui era riuscito a trasferire delle tecniche quasi chitarristiche elaborate sul violino, che all'epoca non aveva le corde che aveva quello che abbiamo noi oggi, perché era un suono completamente diverso. Cioè, ci sono tutta una serie di concetti che poi spesso sono, come dire, un po'... Allora ho preferito, dopo una serie di studi, scrivere, io sono sempre stato un compositore, scrivere io la musica che suono, preferisco una cosa... Comunque è servita anche proprio all'arpa, ormai dopo tutti questi anni, si può dire. Bene. E il prossimo vino si chiama Gotico. Dice qualcosa? No, c'è qualche influenza gotica in una delle tue tante posizioni? Come fai a non essere gotico? Io sono anche un po' dark, adesso ci quattro di blu e qualcosa, perché non li ho visti quando mi promessi oggi. Sono uscito di fretta. Sì, è un brano che si chiama Il Monte Analogo, che è stato da un libro che ha scritto René Dumas, un libro molto simpatico. Tanto questo libro me l'ha fatto conoscere Franco Battiato molti anni fa, e mi ha molto colpito perché parlava di un'isola che in teoria non esiste, non c'è, e bisogna trovarla un po' dentro, questa è l'idea. E vediamo se riusciamo così a far sorgere quest'isola immaginaria del gotico. Sbracciarmi un po' il meglio di thank you.
gotico, arriva anche il guanciotto di te, lo chiamiamo. Ecco Angelo. Un applauso anche ad Angelo Caposala del Garibaldi, grazie. Caposala, direttore artistico.